Il film di cui parliamo oggi è davvero semplice perché è tutto in quartini di sedicesimi, quindi non ci sono variazioni di velocità all'interno della stessa battuta. L'unica cosa di cui dobbiamo stare attenti, soprattutto nei primi due quarti, è l'utilizzo della cassa e della campana del ride. Però una volta che l'abbiamo utilizzato nella maniera corretta, insomma, l'effetto è davvero wow. Allora, primo movimento, quartino di sedicesimi che fa campana e cassa, rullante debole, solo cassa, solo campana. Il secondo movimento, sempre quartina di sedicesimi, fa rullante forte di sinistro, cassa, campana da sola, rullante forte. A questo punto il fil diventa leggermente più semplice, rimaniamo sempre nell'ambito delle quartine e faremo tom, tom, timpano e cassa. E questo era il terzo movimento. Quarto movimento. Faremo rullante, tom, timpano, cassa con crash, conclusione. Prima di proseguire, ricordati che per te l'iscrizione al mio canale è un semplice click, per me è fondamentale affinché riesca ad arricchire sempre di più i miei contenuti. Uniamo tutto. Poi proviamo a farlo anche un pelo più veloce. Alziamo ancora un po' sul tempo. Per poi portarlo a 120 di metronomo. Come hai appena notato, quando la velocità diventa un po' più interessante, ha davvero un gran bell'effetto e in fin dei conti non è molto complicato, basta stare attenti sui primi due quarti, il resto diventa abbastanza facile. Questo secondo me è un lancio messo nei momenti giusti può catturare la scena. Spero che ti sia stato utile, che ti serva per arricchire il tuo vocabolario. Io ti auguro un buono studio e come sempre, ciao drummer!